posso andare in tutte le sale italiane a predisporre il pubblico, no, però ne ho l'occasione, mi viene una metafora, diciamo, per raccontare questo film. Questo film è come un vino buono, un vino corposo, e sapete meglio di me che per apprezzarlo il vino bisogna versarlo e lasciarlo decantare. Quindi dategli un po' di fiducia, fatelo decantare nei primi minuti e provate ad assorbirne il suo profumo, il suo sapore, piano piano, sorseggiatelo e sono sicuro che una piccola ebbrezza ve la donerà. Onda, su onda, il mare mi ha... Sono un po' emozionato di fare questo concerto. La toglie una curiosità. Perché non ha preso l'aereo? Dimmi una cosa, ma tu sei più cuoco, più psicologo o semplicemente cacacazzi? Cosa vuole da me questo cantante mediocre? Parla, parla, ma che cazzo parla? Bisogna lasciarlo decantare prima come un buon vino e poi vedrete che una ebbrezza ve la regalerà. Così l'attore e regista lucano Rocco Papaleo a Matera nella serata del 24 febbraio per presentare il suo terzo film Dietro la macchina da presa, intitolato Onda su Onda, una metafora di contiana memoria che ben sintetizza il messaggio della pellicola. Bisogna rimanere aggrappati alla vita, alla possibilità di rinascere e non bisogna lasciarsi vincere da, anche dalle esperienze negative, perché le onde arrivano, possono anche creare un disagio, però poi creano una situazione su cui si può ricostruire. L'atmosfera in cui si muovono i personaggi, tutti impreziositi da un irresistibile e simpatico filo di follia, è surreale, poetica e tenera. Il risultato è quello di una commedia velata di malinconia in cui Gigi Cristofori, Rocco Papaleo, alla ricerca in Uruguay del riscatto per la sua carriera da cantante, trova in primis l'amicizia di Ruggero, Alessandro Gassman, poi via via in un climax di eventi, tanti colpi di scena che vedono come Deus Ex Machina Gilda, interpretata dall'attrice argentina Luz Cipriota. È un film che invece la critica si è un po' divisa, perché da me ci si aspetta qualcosa che per i film che ho fatto non come regista, i film dove sono comico più, un comico più puro, diciamo, no? Senza questa punta di malinconia invece che metto nei miei film, e allora certe volte arriva qualcosa di diverso, però questo è il mio stile e io lo devo portare fino in fondo, perché mi riconosco in questo bilico tra leggerezza, divertimento e malinconia, e io penso che i lucani mi possono capire più degli altri, perché siamo così, siamo persone leggere e anche un po' malinconiche. È la prima volta che Rocco Papaleo varca i confini nazionali, il film infatti è stato girato in Uruguay. C'è questa assonanza geografica tra la Basilicata e l'Uruguay. L'Uruguay, come sapete, è una piccola nazione stretta tra Argentina e Brasile, e come la Basilicata, che sta in mezzo a Puglia, Campania e Calabria, un piccolo popolo non molto conosciuto, si sa poco dell'Uruguay, e questa assonanza geografica naturalmente provoca anche un'assonanza di indole tra i due popoli, così come, come i lucani, anche gli uruguaggi sono calorosi, semplici, umili, ma molto molto orgogliosi di appartenere a quel paese. Valore aggiunto, come sempre, nei film del lucano Papaleo, la musica. Rocco, grande protagonista ancora la musica. La musica è il tuo leitmotiv, la musica composta da te, tra l'altro. Beh, diciamo composta da me, dai musicisti con cui collaboro negli spettacoli teatrali. E la musica è, diciamo, il mio riferimento principale, questo è, diciamo, è risaputo, tant'è che tu me lo chiedi. È sempre con questa musica dentro che devo esprimere, che mi guida anche nella scansione poi del racconto, tant'è che, così facendo una provocazione, dico che tante volte la musica dei film serve per commentare le immagini, invece in alcuni momenti del film sono le immagini che commentano la musica, e questo penso sia un po' una mia cifra espressiva e se, spero che piaccia. Qui sono qui proprio per affetto, per questo trasporto che mi lega, diciamo, alla mia terra.
E questo film un po' di Basilicata c'è, innanzitutto ci sono io, è il mio accento e questo è già una nota. Dai viaggi promozionali sono sempre positivi, c'è sempre un feedback positivo, perché comunque chi viene chiaramente è già ben disposto nei tuoi confronti. Questa sera organizzate una cosucci con le ragazze. Sto incastrando l'entusiasmo. Ora sai il mio segreto. Hai una figlia. Ma mi state prendendo in giro? Deve fissare il vuoto ogni tanto, che il pubblico deve pensare, ma questo dopo cazzo guarda. Ma sai che può funzionare, perché si distrae dal pensiero, ma questo come cazzo canta.